Vediamo com'è possibile gestire i diversi manutentori che vanno a fare appunto la manutenzione nella caldaia e a vedere poi dai clienti dai quali sono stati e le ore totali che hanno lavorato in un determinato periodo. Allora, per esempio, qui abbiamo Marcello Brunelleschi, ricordo che questi dati sono tutti inventati, e a Marcello Brunelleschi vediamo che è stata fatta la manutenzione il 3 febbraio del 2010 e il 25 gennaio del 2011. In pratica poi è stata fatta una pulizia. Quindi prendiamo ad esempio un altro, 18 marzo del 2010. Giacomo Valenti, gli facciamo una nuova manutenzione. E diciamo che la facciamo oggi. Quindi andiamo avanti, 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 mettiamo tutti i dati della nostra manutenzione, ci mettiamo il controllo di combustione. A questo punto diciamo ora di arrivo. Facciamo che l'abbiamo fatta dalle 11:30 fino alle 12:20. Addirittura possiamo mettere anche i secondi volendo. Andiamo avanti, avanti, e qui scegliamo Gualtiero Napoli come colui che ha fatto la manutenzione. E facciamo fine. Mi sono dimenticato di mettere che è stata pagata. Va bene, questo non c'entra adesso. Mettiamo Francesco Biagini. Gli facciamo una manutenzione, sempre oggi, avanti. Facciamo anche qui la prova fumi. Qui ci mettiamo dalle 12:20, mettiamo 00, alle 13:15. Andiamo avanti. E qui ci mettiamo sempre Gualtiero Napoli. Facciamo fine. Anche in questo caso non ho messo pagato, mi sono dimenticato. Comunque, la cosa importante da vedere in questo tutorial è che io posso fare strumenti, verifiche manutentori e vedere il manutentore Gualtiero Napoli dove è stato. In pratica prendiamo soltanto lui. Vedete, ha fatto un controllo il 18 marzo, due controlli, cioè il 18 marzo, non è né pulizia né controllo. È dato da Verdi già, Valenti Giacomo e Biagini Francesco. Qui è arrivato alle 11:30 ed è partito alle 12:20, qui alle 12:20 ed è partito alle 13:15. Ore lavorate 50 minuti e in questo caso 55. Totale 1 ora e 45. Vedete quindi che è molto potente termica 1 anche dal punto di vista della gestione dei propri manutentori. Arrivederci.